Buongiorno a tutti voi. Oggi si parlerà di un bellissimo versetto che si trova in Galati 1:4. Il versetto dice così: che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio secondo la volontà di Dio nostro Padre. Allora, che viviamo in un mondo malvagio lo sappiamo. Basta guardarci intorno e vediamo un mondo che ormai non c'è più umanità. Non c'è veramente più niente di umano. Gli unici esseri che respirano e che hanno ancora un po' di bontà sono gli animali. Ma tutto il resto, sinceramente, c'è odio, c'è rancore, c'è guerre, c'è tristezza, c'è rancore, c'è rabbia. Ci sono tante definizioni tutte negative. Questo versetto invece ci dà uno spiraglio di luce, perché dice che Gesù è morto per me e per te, per togliere tutta questa malvagità, ecco, tutte queste cose negative, per darci una vita positiva, per darci una vita piena di amore, per darci una vita diversa, dove c'è pace, dove c'è armonia, dove c'è serenità. E tutto questo può avvenire solo dentro di noi. Ma come può avvenire questo? Tramite il sacrificio di Gesù. Quindi accettando il sacrificio di Gesù sulla croce che è morto per me, per darmi una nuova vita, con questo io posso veramente cambiare il mio stile di vita. Perché? Sembra un giro di parole, ma non lo è. Perché se io più conosco Gesù, e più la mia vita cambia, più divento mansueta, più cerco di amare gli altri, più semino bontà, ecco, semino dei semini di amore, di gratitudine. Quindi perché non aprire la parola di Dio? La parola di Dio ci dà il contrario di quello che ci dà il mondo, che il mondo ci dà delle emozioni momentanee. Sì, è così. Ci dà delle emozioni che dopo un po' svaniscono. L'amore di Dio non svanisce. La morte sulla croce è una cosa reale e l'ha fatto per ognuno di noi. Perché non accettare questo sacrificio? Perché non voler cambiare vita? Io l'ho cambiata e grazie a Dio devo dire veramente grazie al Signore che mi ha fatto conoscere la sua parola, che ogni giorno posso avere la possibilità e la bellezza di aprire la parola di Dio. Fallo anche tu. Gesù ti chiama, ti sta chiamando. E dice: apri il tuo cuore, dammi la tua vita, accetta il mio sacrificio che ho fatto anche per te e vedrai che la tua vita cambia. Accettalo. Questo è il mio invito oggi. E con questo io veramente oggi vorrei fare una preghiera per tutti voi e anche per me, perché posso veramente riempire il mio cuore di quell'amore vero, di quell'amore come ha fatto Gesù, perché Gesù nella sua vita ha dato soltanto agli altri, ricevendo nulla, si può dire, nulla. Anzi, hanno scelto tra un ladrone e Gesù, hanno scelto il ladrone per essere liberato. E Gesù che ha fatto soltanto miracoli nella vita di tutti, che ha salvato, che ha guarito, l'hanno messo in croce. Ma quella croce che sembrava che era una sconfitta, invece è una grande vittoria. E io voglio avere quella vittoria nel nome di Gesù. Perché solo con Lui posso essere vincente, solo con Lui posso vivere una vera vita. Signore, vengo umilmente ai piedi della Tua croce per ringraziarti. Ringraziarti perché senza di Te veramente non sono niente. In tutte le battaglie della mia vita Tu mi sei sempre accanto, ma non sei soltanto accanto a me, ma a tutte le persone che stanno ascoltando. E io sono fiduciosa perché Tu entrerai dentro i loro cuori, e sono fiduciosa perché cambierai la loro vita. Fai che possano aprire il loro cuore e che possano accettarti, perché è la cosa più bella che gli possa capitare. E di essere cristiani è veramente un privilegio. Grazie perché io sono cristiana e grazie perché mi hai dato questo bellissimo privilegio. Con questa piccola preghiera io voglio veramente invitarvi ad aprire la parola del Signore. Invitarvi ad accettare il grande sacrificio di Gesù, che Lui l'ha fatto non solo per me, ma l'ha fatto per ognuno di noi. Buona giornata.